Sono in uscita i volumi della collana editoriale Tuculca sui temi dell'ufologia, spiritualità, esoterismo, archeologia e tanto altro. Per un'informazione libera, richiedeteli nelle librerie oppure ordinateli online. Buonasera a tutti e benvenuti alla decima puntata della quinta stagione di Incontri Ravvicinati con Alessio, in diretta su Radio Svolta e in compagnia di Alessio Colotti. Buonasera a te Gabriele e a tutti i nostri radioascoltatori che questa sera avranno la possibilità di cominciare con noi un viaggio in un argomento che abbiamo toccato in modo, diciamo, episodico, ma che invece adesso prendiremo di petto e che sviscereremo in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfaccettature. Come sempre vi ricordo i metodi per ascoltarci: radiosvolta.it, il sito internet dell'emittente, Spreaker, dove potete trovare tutte le puntate di questa quinta stagione di Incontri Ravvicinati, e il nostro canale Facebook, Incontri Ravvicinati con Alessio, dove naturalmente vi mostriamo in anteprima gli argomenti di tutte le nostre puntate. Vi ricordo anche che i nostri podcast sono presenti su Spotify, dove è molto semplice ascoltarci e potete ascoltarci ovunque, portandovi con voi tutte le 10 puntate di questa quinta stagione. Alessio, è il momento di presentare il nostro ospite. Sì, noi in Italia abbiamo avuto diverse eccellenze che non sono state valorizzate come sarebbe stato giusto. Una di queste è stata la primazia assoluta nel campo della fisica. Negli anni 30 erano attivi i ragazzi di via Panisperna, di cui uno, Enrico Fermi, per la religione ebraica della moglie, poi sarebbe emigrato negli Stati Uniti e lì, diciamo, avrebbe portato ad un altro stato il suo contributo. Ma di cervelli efficienti ce n'erano tanti, e ce n'era uno che probabilmente funzionava ancora meglio di quello di Fermi, ed era quello di un giovane professorino che
un giorno andò a trovare Fermi e in una sola sera fece tutti i calcoli che Fermi aveva fatto, aveva scritto su una grande lavagna all'università, e l'indomani gli disse, gli confermò che erano corretti. Quindi un personaggio che era talmente intelligente da mettere in ombra addirittura Fermi. Si chiamava Ettore Majorana e a 31 anni scomparve, non se ne seppe più nulla. E ci sono varie teorie. C'è chi dice che sarebbe stato un senza tetto che viveva di espedienti, c'è chi dice di averlo visto chissà dove, c'è chi sostiene che sarebbe morto, ma c'è anche chi dice che invece scomparve volontariamente per poter proseguire il suo lavoro, perché proseguire quegli studi nel modo convenzionale sarebbe stato doloroso e anche pericoloso. E tra questi c'è anche chi ha portato delle prove, e una persona che si è spesa, che sta portando avanti la missione di divulgare la verità su Ettore Majorana e sui suoi studi, è la persona che abbiamo in collegamento. Ettore Majorana, tra le varie cose, mise a punto una macchina in grado di trasmutare la materia. Questa macchina fu realizzata da Rolando Pelizza e un professore, tra l'altro credo imparentato, seppur non ora ci dirà con quale grado, con lo stesso Pelizza, ha raccolto il materiale, il carteggio, le epistole, e ha scritto ben 3 libri che narrano questa vicenda incredibile ma vera. Ed è la persona che abbiamo in collegamento e che saluto con grandissimo rispetto e con grande gioia. È il professor... l'emozione mi... sono emozionato. Alfredo Ravelli. Il professor Alfredo Ravelli. Io, Gabriele, può testimoniare, sono veramente emozionato, perché mi rendo conto che stiamo per parlare di una cosa che può cambiare il destino del genere umano. Buonasera, professor Ravelli, grazie di essere qui con noi. Ecco, ringrazio tutti voi e spero di poter accontentare gli ascoltatori con questa prima parte della storia che andrò a delineare. Sì. Avrò a dire, sì, è vero, io ho insegnato fisica e matematica nel liceo, alla ragioneria, eccetera, però il titolo di professore togliamolo. Ah, okay. Sono Alfredo Ravelli, va bene. Per voi sono Alfredo, va bene? Va benissimo. Perfetto. Allora, se non erro, la sua ricerca comincia dal ritrovamento di alcune lettere del Pelizza, che è un suo parente, sì. Giusto? Sì, io sono imparentato alla lunga con Rolando Pelizza. Okay. Devo dire che noi due siamo due, diciamo, coetanei, perché abbiamo tutti e due, siamo nati nel 1938, perciò siamo piuttosto anziani, perciò abbiamo circa, io ho 82 anni compiuti e lui compie il 26 di febbraio, io 82 anni. Siamo nati nella stessa città Chiari, in provincia di Brescia, e lì abbiamo passato l'infanzia un po' assieme. Poi io ho preso altre strade, ho studiato teologia, ho insegnato matematica e fisica, ho fatto l'imprenditore, ho fatto il giornalista. Nella vita si fanno tante cose, tra cui anche quella, per esempio, tante cose. Poi però attorno agli anni 80 mi sono incontrato con Rolando, che è mio cugino, noi ci salutiamo sempre, usiamo spesso il cugino come per riferirsi tra di noi, e mi sono un po' innamorato della storia che lui stava vivendo al riguardo. Praticamente lui... Posso cominciare a parlare di storia, sì. Oppure avete qualche domanda in particolare? No, a carta libera, infatti ora mi sono ripreso. Veramente, giuro, ero emozionato, perché questa storia mi ha preso sul serio. E come le dicevo al telefono, ora lo dico ai nostri radioascoltatori, noi abbiamo intenzione di darle tutto lo spazio possibile, e quindi siamo felici che lei potrà raccontare quanto già detto e nei libri e in altre trasmissioni nelle quali è stato ospite, e qualsiasi altra cosa voglia dire. Chiaramente non basterà una sola trasmissione, quindi
ne faremo diverse. Questa sera ci concentreremo su alcune delle più importanti epistole, ma lei ha carta libera, quindi ci racconti tutto fin dall'inizio, in tutti i dettagli, noi le ascoltiamo. Perfetto. Io parto, innanzitutto ringrazio per l'opportunità che mi date, e ben volentieri presenzierò anche nel futuro, quando sarà, studieremo il momento opportuno e faremo altre trasmissioni al riguardo. Allora, a differenza di tutti quelli che parlano, dunque, per quanto riguarda Ettore Majorana, la sua vita, lui è nato nel 1906, sparisce nel 1938 a 31 anni, e sparisce in una maniera particolare, e sono nate mille ipotesi a riguardo, accennate prima. Tra queste ipotesi, sono tutte ipotesi, qualcheduna può essere, diciamo, accettabile, perché potrebbe essere anche veritiera, ma nessuna di queste ipotesi che parla dopo della sparizione e di quello che lui ha fatto dopo la sua sparizione non è suffragata da nessun documento. Invece qui noi portiamo che cosa? A sostegno di quello che abbiamo scritto. Innanzitutto c'è la testimonianza di una persona che è tuttora vivente, che è mio cugino Rolando Pellizza, che dice che è stato a contatto con lui, e poi spiegherò come è stato in contatto, eccetera. Ma la sua storia, quello che lui racconta, è suffragata da una decina, da decine e decine di documenti che io ho raccolto in 40 anni, perché sono partito nel 1980 a raccogliere questa documentazione, e l'ho messa a disposizione. Ho messo su internet, nel sito particolare che abbiamo chiamato Il Segreto di Majorana, due uomini in una macchina, abbiamo messo su 24 documenti d'epoca che parlano dei servizi segreti e di tant'altro. Tutte, in pratica, sono 250 pagine di documenti di epoca. Poi abbiamo messo dei filmati, abbiamo messo delle testimonianze, ma quello che è più importante, siamo gli unici a portare soprattutto che cosa? Delle lettere manoscritte di Ettore Majorana, scritte dopo la sua sparizione nel 1938. Infatti noi abbiamo pubblicato 15 lettere di Ettore Majorana, la prima parte nel 1964, l'ultima che abbiamo pubblicato nel 2006, va bene? Ma sono lettere anche particolari che noi abbiamo fatto periziare da periti del tribunale, i quali hanno detto che sono lettere autentiche e la scrittura appartiene a Ettore Majorana. Perciò quello che noi andiamo a raccontare adesso è suffragata da queste lettere, perché queste lettere non sono lettere private, sono lettere private scritte a Rolando Pellizza, ma descrivono il loro rapporto, quello che stavano facendo assieme per la costruzione di questa benedetta macchina, che è il motivo per cui Ettore Majorana si è ritirato in un convento, non lo possiamo dire tranquillamente, e risulterà anche nelle lettere che era in un convento, si è ritirato per mettere a punto la sua fisica che lui aveva in mente di applicare. Queste lettere perciò sono state documentate. Poi presentiamo anche 5 fotografie di Ettore Majorana dopo la sua sparizione, ma soprattutto dopo 30 più anni della sua sparizione, nel 76, l'86 e nel 96, quando lui aveva addirittura 90 anni, Ettore Majorana. Queste lettere, queste fotografie, assieme a altre due e assieme anche un filmato di brevissimo, sono state a loro volta periziate da un perito del tribunale, l'ingegner Vitiello di Brescia, che è uno dei miei periti, come anche la Chantal Sala, che è il perito grafologa, che ha dichiarato che quelle fotografie che lui ha presentato rappresentano Ettore Majorana senza alcun dubbio che sia lui, cioè è veramente Ettore Majorana. Perciò abbiamo in mano un racconto di una persona convalidata da persone che hanno assistito a dei veri esperimenti di questa persona, che sarebbe Rolando Pellizza. Abbiamo queste lettere, abbiamo questi filmati,
abbiamo queste fotografie e in più abbiamo una serie di filmati. Io sono andato perfino a trovare uno dei servizi segreti che è in pensione, ho conosciuto anche un altro che è fondamentale, che ha seguito questa storia, che è Massimo Pugliese, però questo è morto, l'ho seguito parecchio tempo, che l'ha seguito proprio in prima persona, per cui abbiamo quello che raccontiamo, non sono favole, è la vera storia di Ettore Majorana, e abbiamo scritto anche l'ultimo libro, che è importante, i libri che ho scritto parlano di Rolando Pelizza, ma parlano di Rolando Pelizza in funzione della sua collaborazione con Ettore Majorana, perciò parlano di Ettore Majorana. Per di più abbiamo queste lettere che sono a conferma, che sono lettere favolose, bellissime, che meritano veramente di essere lette, anzi di essere quasi, diciamo, studiate nei minimi particolari. Noi leggeremo stasera, se avremo tempo. Sì, sicuramente ci sarà tempo, e anzi sarebbe interessante sapere se a suo proposito, a sua opinione, con la sua intelligenza Majorana non abbia inserito anche delle informazioni nascoste nel testo, sapendo che poi un domani le lettere avrebbero potuto essere ritrovate, se magari non ha inserito delle informazioni che potevano essere poi decifrate in un secondo tempo. Non so se è ancora in linea. Allora, mentre Gabriele recupera il collegamento, io che nel frattempo mi sono calmato, guarda ti interrompo perché tanto siamo vicini a alla fascia pubblicitaria. Ok, allora fammi dire questo, posso dirlo? Sì, sì. Riprendendo la rubrica consueta, ricordo un altro dei nostri ascoltatori che si sono fatti sentire nel corso degli anni con apprezzamenti, critiche e punti di vista, che è Sandro Ciambella, che è un nostro attivista, un relatore, ha partecipato al Premio Dukulk e quindi è uno degli autori che vedrà pubblicate le proprie opere. E ecco, dopo la pausa risentiremo di nuovo Alfredo Ravelli, e devo dire che questo testimonia quanto mi sia a cuore la questione e quanto è importante. Non ci crederete, ma io stanotte veramente ho avuto difficoltà a dormire, perché secondo me questo è proprio uno degli argomenti più importanti per la svolta del genere umano, perché che il genere umano sta per fare per entrare in una nuova era, l'era dell'acquario. E Ravelli è in buona compagnia, perché mi era successo già un'altra volta quando venne a Tarquini alla figlia di De Gasperi, Maria Romana. Io alla fine dell'intervento, della conferenza, andai da lei e per donarle una copia del mio libro, come ero consueto fare, e praticamente lei mi chiese, la stessa Maria Romana De Gasperi mi chiese un autografo, e io andai in tilt, non mi ricordavo più come si chiamava, ebbi un attimo di vuoto, e mi venne in soccorso il mio carissimo amico Alessio Gambetti, consigliere dell'Università Agraria, tra l'altro di una fazione avversa, che me lo ricordò. Quindi diciamo che Ravelli è in buona compagnia. Detto questo, pubblicità e canzone, poi pubblicità e poi ritorniamo in onda sempre qui a Incontri Ravvicinati con Alessio. A dopo. Be
Radio Svolta! La vera svolta è sempre con la musica! Corpo Informatica dal 2010 offre servizi di assistenza e riparazione PC, notebook, reti locali e server. Veniteci a trovare in via Monte San Valentino 2 a Viterbo o telefonateci al numero 0761 333 744. Il ristorante Sarrasino vi aspetta in via Cavour 39, in pieno centro storico. Cucina tradizionale partenopea e fusion con l'eccellenza del territorio. Pizza verace, carne, pesce e dolci fatti in casa, il tutto accompagnato da una cantina di oltre 100 etichette. Servizio Sky e consegna a domicilio in tutta Viterbo, chiamando il 328-366-7619. Vi aspettiamo tutte le sere e il weekend anche a pranzo. Da Mastro SRL realizziamo le tue idee dalle più semplici alle più complesse. Grazie alla tecnologia digitale e agli innovativi sistemi di progettazione, siamo in grado di produrre con estrema precisione e accuratezza scenografie, elementi di arredo e architettonici, statue, fontane e decori classici. Abbiamo inoltre un reparto dedicato alla realizzazione di imballaggi, scritte, loghi e basi cake design. Mastro SRL è in strada Pugino 48 a Viterbo. Radio Svolta! La vera svolta è sempre con la musica! Eccoci qua, siamo di ritorno di nuovo con Alfredo Ravelli, al quale rilascio la parola perché ci sta raccontando come è iniziata la storia della raccolta delle epistole che narrano la vicenda della macchina di Majorana e di Pelizza. Sì, benissimo. Allora, io volevo però spendere ancora due parole per quanto riguarda Ettore e Majorana, perché è importante. Non ho capito. Anche quattro. Va benissimo, grazie. Perché i fisici e chi gli studiosi conoscono benissimo chi è Ettore Majorana, anche se è sparito circa 80 anni fa praticamente. Però il problema fondamentale, tanto è vero che oggi nella fisica, nei laboratori di tutto il mondo, al CERN di Ginevra, qui sotto il Gran Sasso, stanno facendo delle ricerche proprio su quello che lui aveva teorizzato attorno agli anni 30 del secolo scorso. Sono cose veramente incredibili. Dunque, però la gente comune magari non sa esattamente chi è Ettore Majorana. Basti pensare che la faccenda che gli è andato, innanzitutto aveva, gli è andato una cattedra di professore di fisica a Napoli. Però in che modo? Noi sappiamo che benissimo attualmente e anche allora, per avere la cattedra di insegnamento c'erano i concorsi. Per lui non è stato fatto un concorso, gli hanno dato la cattedra di fisica con la stessa motivazione con cui avevano dato la laurea, l'insegnamento a grande Marconi, che non era laurea, ossia per alta fama e singolare perizia. Cioè era il massimo che ho usato questa frase, gli hanno dato la cattedra di insegnamento a Napoli di fisica per alta fama e singolare perizia, tirando fuori la motivazione che avevano adoperato, unica in Italia allora e tuttora, che avevano utilizzato per Guglielmo Marconi. D'altronde dobbiamo pensare che anche Enrico Fermi, che sappiamo benissimo che è stato il padre praticamente della bomba atomica eccetera eccetera, riguardo, che è uno dei più noti a livello mondiale nel campo di contributi teorici e sperimentali nell'ambito della fisica nucleare, disse di Majorana? Disse una frase importantissima, che dice, e che è questa: perché al mondo vi sono varie categorie di scienziati, e parla di scienziati, però gente di secondo e terzo rango che fa del suo meglio ma non va lontano. C'è anche gente di primo rango, cioè scienziati di primo rango,
e arriva a scoperte di grande importanza, fondamentali per lo sviluppo della scienza. Ma poi ci sono i geni, come Galileo, Newton. Ebbene, Ettore era uno di questi. Questo è il più grosso, è il più grande elogio che si può fare a una persona. Viene fatta da Enrico Fermi, che lo sappiamo benissimo che è fisico, che è stato, riguardo di Ettore Maiorana. E dobbiamo passare, allora, chiusa questa parentesi per dire chi è Ettore Maiorana. Noi no, stasera parleremo di Ettore Maiorana raccontando la storia di Rolando Perizza, e utilizzeremo, siccome Maiorana non ci poteva parlare allora al riguardo, perché non ha parlato con nessun altro se non con Rolando Perizza e naturalmente nel posto dove era lui in questo convento, però utilizzeremo le sue lettere, perché in base alle sue lettere è come se lui ci parlasse direttamente. Ho già detto che sono lettere periziate, per cui siamo sicuri che appartengono a Ettore Maiorana, per cui siamo sicuri che Ettore Maiorana non è morto, non ha fatto il barbone, ma si è ritirato in un convento, anche se Rolando Perizza non dirà mai che tipo, quale convento, e lo vedremo il perché, perché viene detto in una lettera di Ettore Maiorana, in questo convento si parla attraverso queste lettere. Però prima di andare con la lettera, Alfredo, sì, ti volevo chiedere, siccome i nostri ascoltatori magari sono a digiuno, no, di qual è stata, no, la, diciamo, come possiamo dire, la ribalta a livello mediatico di Maiorana, sì, e soprattutto che cosa, diciamo, viene in mente pensando a Maiorana. Quindi, se prima di leggere la lettera possiamo ricordare ai nostri ascoltatori perché noi stiamo parlando di Maiorana e qual è la sua grande scoperta, la sua grande opera. Infatti, il fatto è che stanno studiando ancora gli appunti che lui ha lasciato, perché lui praticamente, devo pensare che Maiorana parecchie volte si è espresso in senso negativo sulla fisica come veniva studiata allora. Una delle sue frasi che viene riportata sempre è: la fisica è su una strada sbagliata. E praticamente che cosa succede praticamente? Lui, e lo vedremo poi dopo nelle lettere che andremo a commentare, porta avanti un concetto fondamentale. A me piacerebbe qui ripetere quanto ha detto un mio caro amico che si chiama Gigi Simeoni, che è un bresciano che ha parlato di Ettore Maiorana. Cosa ha detto questo qui? Riporto praticamente quello che lui ha detto, parola per parola. Ettore Maiorana non è scomparso, non è morto, mai. La figura del più grande fisico è il più grande fisico teorico di tutti i tempi, non minore rispetto a Einstein e Newton, torna prepotentemente dal passato, perché tutti i giornali stanno cominciando a introdurci le recenti scoperte scientifiche che rapidamente ci condurranno nell'era del supercomputer quantistico, perché si parla che quanto lui aveva ipotizzato attorno agli anni 30, il neutrino utilizzato nei computer farebbe fare un balzo in avanti al computer che è enormemente, che non possiamo neanche pensare. Infatti stanno tutti cercando nei laboratori di tutto il mondo questo neutrino di Maiorana, e noi vedremo che poi però c'è la macchina di Maiorana che è altro neutrino. Cioè, mentre i laboratori di fisica di tutto il mondo stanno cercando questo neutrino, noi parleremo della macchina che lui ha messo a punto, che è qualcosa eccezionalmente di più del neutrino. Perché si torna a parlare di Maiorana, delle sue intuizioni germinate a un bivio che ha visto prevalere le scelte operate da Enrico Fermi, perché che hanno portato e condotto l'umanità ad appropriarsi di una tecnologia rivoluzionaria, perché Enrico Fermi ha portato con la scissione dell'atomo qualcosa di una tecnologia rivoluzionaria, ma nello stesso tempo potenzialmente suicida per il pianeta, cioè l'era atomica. Maiorana capì che la sua strada sarebbe dovuta essere un'altra, il dialogo con la natura, un dialogo armonioso, dolce e poetico e al contempo determinato, come era sempre stato il suo sguardo sul mondo e sugli esseri umani. E Rolando Perizza, quando io parlo con lui di queste cose qui, mi dice sempre:
stanno sbagliando, i fisici stanno sbagliando, perché e poi io leggerò poi un brano del libro che porto un colloquio tra Rolando Pellizza e un altro fisico, un altro informatico che parla appunto di come la fisica attuale sbaglia perché aggredisce l'atomo dall'esterno e non lo raggiunge, dice, in maniera dolce, e diciamo che è la maniera migliore per sfruttare le grandi potenzialità dell'atomo. Perciò la grande importanza di Ettore Majorana, oggi si parla addirittura di majoranizzazione della fisica, perché ogni giorno compaiono articoli che parlano di questo uomo che è scomparso, dicono loro, e non si sanno dove è andato, nel 1938. Noi diciamo invece che Majorana nel 2006 era ancora vivo e abbiamo portato la documentazione al riguardo. Io comincerei a leggere la prima lettera, sì. Facendo una premessa. Rolando Pellizza aveva 20 anni, in quell'anno lì, era nel 1958. Cosa ha fatto? Lo sappiamo adesso perché l'ha raccontato. È entrato in un convento doveva fare un'operazione commerciale. Lì ha avuto modo di conoscere una persona che si rivelerà poi dopo essere Ettore Majorana. È rimasto, cioè non è che è rimasto, ha avuto contatti con Ettore Majorana per ben 6 anni, ben diretti, in cui Ettore Majorana gli ha spiegato la sua fisica e la sua matematica per uno scopo ben preciso. Siccome Ettore Majorana è un fisico teorico, e lo sanno tutti, lo dicono tutti, non era capace di stringere un bullone, di fare una ricerca, non era sperimentale. Lui si sedeva a tavolino e nella sua mente creava già delle armonie di numeri e di leggi fisiche quasi impensate. E cosa succede? Però le sue teorie avevano bisogno di avere anche, diciamo, la prova sperimentale per vedere se funzionavano. A parte che Majorana, per quanto mi dice Rolando Pellizza al riguardo, quando hanno la sua teoria è quella giusta a riguardo. Però occorre sempre avere la prova sperimentale. La prova sperimentale doveva essere fatta proprio con una macchina che lui aveva ideato. Questa macchina doveva essere costruita. Ecco, allora lui ha insegnato la fisica e la matematica sua a Rolando Pellizza, in modo che lui fosse poi in grado, costruendo la macchina, di farla funzionare, di portarle poi le prove sperimentali che la teoria messa a tavolino da Ettore Majorana era veramente valida al 100% perché aveva la prova sperimentale. Allora, comincerei con questa lettera, la faccio leggere alcune frasi e poi io le commenterò. Sì. Italia, 26 febbraio 1964. Caro Rolando, ti ricordi il nostro primo incontro avvenuto il 1 maggio 1958? Ne è passato di tempo. Oggi si può dire terminato il periodo delle mie lezioni. Ti promuovo a pieni voti sia in fisica sia in matematica. Allora, qui abbiamo già, dopo 6 anni, che Rolando Pellizza ha avuto dei contatti, non tutti i giorni naturalmente, ma sporadici, ma intensi, è stato promosso, e qui lo scrive, sia in fisica sia in matematica. È vero, una promozione da parte di Ettore Majorana, però poi vedremo come è Rolando Pellizza, non sia stato scelto a caso, perché prima di andare alle lezioni di Majorana, Majorana l'ha voluto mettere a prova per capire se aveva le capacità matematiche di base per poterlo seguire. Lo vedremo dopo. Mi posso inserire con una domanda? Sì. Ma secondo lei è possibile che anche quell'incontro non fosse casuale, cioè che Pellizza fosse stato portato lì perché appunto era stato individuato come una persona che era in grado di fare ciò che serviva a Majorana? Ecco, questa è la famosa storia, che non sia una famosa storia. Anch'io ne parliamo spesso con Rolando Pellizza e parliamo, e anche noi siamo convinti che il caso non esista. Perlomeno, anzi,
c'è una lettera di Maiorana, non so se l'abbiamo pubblicata, perché abbiamo anche altre lettere che non sono state pubblicate, perché il nostro racconto si ferma al 1992 con un breve accenno del 2006 per dimostrare che era ancora vivo. C'è una lettera che dice a Maiorana: il caso non esiste, o perlomeno non esiste nel senso comunemente sentito da tutti. Cioè, già questa frase è molto importante. Sì, quindi, sì. Il caso non esiste. Noi pensiamo che dietro ci sia, e poi vedremo anche che c'è un aspetto che interessa in modo particolare voi, che so che siete attenti a queste cose qui. Sì. Ne tratteremo, perché merita di essere trattato anche quello. Okay. Cioè un aspetto di qualcosa fuori un po' dagli schemi abituali. Ma già questa macchina, che noi sentiamo, è fuori dagli schemi abituali, perché certo, è una macchina. Lo vedremo adesso cosa fa questa macchina. Ho risposto? Sì, 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 sì. Pienamente, esaustivamente. Sì, grazie. Come ben sai, quanto hai appreso va molto oltre le attuali conoscenze. Pertanto non misurarti con nessuno, perché potresti scoprirti. Anche se qualcuno, conoscendoti, ti provocherà, tu ascolta e fingi di non capire. So bene che questo sarà molto difficile, ma credimi, se dopo aver sentito quello che ti dirò, accetterai di realizzare la macchina, dovrai fare questo e molto di più. E infatti Rolando Perizza, sempre, anche attualmente, lui non entra dentro nella fisica e nella matematica. Spiegheremo anche il perché non viene percorso. Non parla della fisica e della matematica, però ha messo a punto la macchina che fa delle cose in fisica che nessuna altra, fuori da straordinarie, e le vedremo che tipo è. Per cui lui parla con i fatti, come ha parlato Ettore Maiorana. Ora sei sicuramente pronto per affrontare il compito di realizzare la macchina. Conosci perfettamente ogni particolare, hai appreso dettagliatamente la formula necessaria per il funzionamento della stessa, ora ti consegno disegni e dati per il montaggio. Solo una cosa ti chiedo, devi essere molto prudente. Disegni e dati non sono tanto importanti, la formula invece va ben custodita. Per nessun motivo deve cadere in mano di altre persone, sarebbe la fine, di sicuro. Eccola, io ho sempre detto, poi vedremo che c'è anche un aspetto, si chiama mondo spirituale, vediamo dopo, vorrei appunto leggervi poi due pagine di un colloquio tra Rolando Perizza e questo informatico svizzero. Qui gli dice chiaramente, ti do i dati, tu hai imparato la formula non devi cedere a nessuno, mentre i disegni puoi darli tranquillamente, non c'è nessun problema, perché io sempre ho spiegato, è molto semplice, ho paragonato con un paragone molto, se vogliamo anche banale, ma esaustivo, che la macchina è come un computer, un PC, un elaboratore. Se abbiamo l'hardware, sono i disegni, i dati, quelli che occorrono. Poi occorre il software, che è la formula, che si è messo dentro la formula. Vedremo poi dopo che oltre alla formula occorrerà forse anche qualche cos'altro. Va bene? Sì, sì. Ok. Prima di decidere se accettare o meno il compito di realizzarla, devi sapere bene a cosa andrai incontro. Almeno questo è il mio parere, ricordalo bene. Nonostante il mio desiderio di vedere questa macchina realizzata sia immenso per il bene dell'umanità, che purtroppo sta andando incontro ad un terribile disastro a causa del nefasto impiego delle varie scoperte, voglio che tu rifletta prima di decidere. Da questo dipenderà la tua esistenza. Oh, guardate che parla di dipenderà la tua esistenza. E noi vedremo nel racconto che ho fatto, che si ferma al 1992, due o tre volte Rolando Perizza è stato sequestrato, ha avuto delle minacce, gli ha sequestrato anche momentaneamente anche la moglie. Gli sono capitati di tutti, gli hanno dato dei mandati di cattura internazionali. Lui è sempre stato assolto poi, però gli erano combinati di tutto e di tutto. Però dice, è importante capire anche quello che dice Ettore Maiorana qui. E lui gli interessa costruire la macchina per il, dice, perché è un mio grande desiderio, però non tanto il mio desiderio, quanto perché possa essere utile all'umanità e va incontro a un disastro per l'uso nefasto della tecnologia. Questo è importantissimo, è la
l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni queste cose. Sì, ultimata la macchina, sarai scoperto prima della sua presentazione, secondo i dettagli che più oltre ti fornirò, sarai sicuramente in pericolo di vita. Potrai essere vittima di un sequestro come minimo, ma ci potranno essere molte altre gravi ripercussioni. Se dopo tutto questo deciderai di realizzarla comunque, te ne sarò eternamente grato e sono contento di aver intuito subito che tu eri la persona giusta. Perché questo è importante, quindi dice io ho intuito che tu eri la persona giusta che poteva fare questo, ma sappi che vai incontro a delle cose veramente impressionanti, potrei avere dei sequestri, io ho già parlato prima dei sequestri e ho parlato brevissimamente di quello che le è capitato. Dopo la riuscita del primo esperimento dovrai predisporre vari dossier da depositare in luoghi e da persone varie di piena fiducia. Dovrai costituire una fondazione alla memoria dei tuoi cari, in questo modo non si alleverai sospetti. Qui è importante, qui gli dà una cosa che di solito sfugge a tanti che leggono velocemente, perché purtroppo più che leggere i libri oggi si va a vedere su internet, si vedono i filmati velocemente, si ha un'informazione ampia ma varia e spesso non approfondita. Quindi dice chiaramente, predisponi vari dossier da depositare in luoghi e da persone di varie di piena fiducia. Io so, per gli anni passati, ma non per questi attuali, perché mi fermo al 1992, come racconto, come torno a ripetere continuamente, che a quel tempo Rolando Pelizza aveva depositato, aveva parcellizzato certe informazioni, depositandole in varie parti in modo tale che nessuno potesse impadronirsi già in questa fase iniziale della possibilità di poter utilizzare questa macchina qualora venisse costruita da lui. Di questa fondazione tu sarai il fondatore e il presidente, mentre nel consiglio dovrai cercare di inserire nomi conosciuti e di fiducia. Dovranno essere persone di varie categorie, ad esempio un avvocato, un medico, uno psicologo, un professore di storia dell'arte ed altre professioni. Io ti farò avere il nome di uno o più fisici. Ecco, questo è importante. Ti ha detto anche perfino di costruire una fondazione, e infatti Rolando Pelizza ha sempre in mente, ha fatto a suo tempo una fondazione che non ha potuto portare a termine perché è stato arrestato con un'accusa infamante di un sequestro di persona, che poi è stato ha fatto ben 87 giorni di prigione, poi è stato scagionato completamente, poi ha avuto 3 mandati di cattura internazionali, tanto per dire, di cui uno internazionale, tanto per dire, e tuttavia tutti i giorni lui telefonava a casa, si incontrava con delle persone, non sono mai andati a prendere, ma l'hanno sempre osteggiato in tutte le maniere. Però gli ha detto di fare una fondazione, e Rolando Pelizza quel tempo aveva fatto già, ha depositato gli atti per la fondazione e l'ho documentata negli atti a sostegno di questo. Succede che cosa però dice lui? Importante quello che dice Ettore Majorana. Io ti farò avere il nome di uno o più fisici. Cioè gli dice, guarda, questo significa che Ettore Majorana allora aveva la possibilità di contattare dei fisici che li avrebbe mandati a supporto di quanto verrà spiegato dopo, perché nella fondazione verrà utilizzata la macchina quando la macchina avrebbe raggiunto la seconda fase, che, di cui parleremo dopo, perché ti parla di 4 fasi, e quando ha raggiunto la seconda fase dovrà essere presentata pubblicamente. Dovrà organizzare almeno 2 o 3 convegni differenti, poi un convegno di fisica sull'argomento che io proporrò al fisico, forse più fisici, del consiglio. Nel frattempo dovrai presentare la macchina che hai realizzato, adducendo di aver effettuato il lavoro con la collaborazione dei sopracitati fisici o fisico. Penserò io ad informare questi ultimi su come comportarsi al momento opportuno. Poi presenterai il piano d'azione da intraprendere successivamente. Devo pensare che questa lettera gli dà tutte le informazioni, tutte le indicazioni come deve agire nel futuro a Rolando Pelizza. Però gli dice chiaramente che dovrà fare un convegno di fisica in cui verrà presentata la macchina. E vedremo quando verrà presentata la macchina, lui dirà subito qui adesso. La macchina sarà presentata solo dopo la realizzazione della seconda fase,
che consiste nel riscaldamento della materia, una fonte inesauribile di energia sotto forma di calore. Allora, noi vedremo poi dopo che la macchina ipotizzata nel 1964, questa è questa lettera, ipotizzata lettera Majorana, aveva allora quattro fasi. La prima fase, andremo a vederla, è fondamentale, quella dell'annichilimento della materia. La seconda fase, produzione di energia praticamente a costo zero, che è una cosa che anche oggi avere in mano una possibilità di avere energia a costo zero vuol dire far funzionare tutti gli estremimenti, i riscaldamenti, le case, tutto vogliamo noi senza costi. Perciò qui lo dice, la macchina è una fonte inesauribile di energia sotto forma di calore. Ok. Tieni sempre presente il giuramento che abbiamo fatto. Per nessun motivo, anche a costo della vita, sarà ceduta come strumento bellico, ma dovrà essere usata esclusivamente al fine di migliorare la nostra esistenza. Questo è importante. Hanno fatto un giuramento tutti e due, anche a costo della vita, dicono, sarà ceduta come strumento bellico. E infatti purtroppo hanno cercato, anzi purtroppo nel senso che le hanno impedito, perché chi ha avuto conoscenza, soprattutto i servizi segreti, lo vedremo, l'hanno seguito subito dall'inizio purtroppo, hanno cercato di avere questa macchina per usarla come strumento bellico, e vedremo come in un certo momento lui verrà chiamato per fare un esperimento dalla NATO, proprio a Brussels, in cui doveva dimostrare praticamente la seconda fase, cioè il riscaldamento dell'acqua di una piscina. Aveva fatto un contratto perfino col presidente del Belgio, doveva riscaldare l'acqua di una piscina, dimostrare che la macchina funzionava, produceva energia a costo zero. Invece gli hanno messo davanti un carro armato e gli hanno detto distruggi quel carro armato, cosa che lui si è rifiutato da fare, come si è rifiutato, ha rifiutato la bellezza di un miliardo di dollari che gli americani, lo vedremo poi dopo, gli avevano offerto nel 1976, se lui c'è, oltre naturalmente al 50% delle società che si facevano, se lui cedeva la macchina. E un miliardo di dollari allora per il cambio corrispondevano a 732 miliardi di lire. Orlando Pelizza ha rifiutato quello perché aveva paura che venisse utilizzata come strumento bellico. Allora, come ben sai, la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi. Prima fase, annichilimento controllato della materia. Seconda fase, rallentamento dello spin della materia per far sì che si surriscaldi. Terza fase, trasmutazione della materia. Quarta fase, traslazione della materia. Adesso qui ha elencato brevissimamente le quattro fasi entro il Majorana. Adesso li va un po' a spiegare, non tutte, ma vedremo che spiega molto bene la prima e la seconda, e poi sulla terza e la quarta invece dirà anche perché ha bisogno di altri dati. Prima fase, sai bene il principio della stessa. Generiamo antiparticelle nella quantità e qualità da noi desiderata. Conosciamo bene la reazione delle antiparticelle a contatto con la materia. Per la quantità di calore che ne deriva, non preoccuparti, ti ho mostrato tutti i calcoli del frenaggio sulla materia colpita. Così si otterrà un annichilimento controllato, senza nessun pericolo. In ogni caso, il primo esperimento realizzano in un posto totalmente disabitato, preferibilmente un luogo in alta montagna, privo di vegetazione, e colpisci il bersaglio il più lontano possibile dalla fonte di emissione. Allora, questo è importante, queste sono frasi che se passano dette così sembrano, qui è condensato tutta la fisica che stanno cercando attualmente i nostri scienziati di tutto il mondo. Qui parla, sai bene la prima fase, il principio della stessa. Generiamo antiparticelle, ossia antimateria, nella quantità e qualità da noi desiderata. Se noi pensiamo che al CERN di Ginevra sono anni dove migliaia di scienziati di tutte le nazioni lavorano con strumenti, diciamo, enormi, con della tecnologia eccezionale,
non hanno ancora stato in grado di capire e di avere, di dominare, di avere in mano l'antimateria. Qui dice, generiamo antiparticelle nella quantità e qualità da noi desiderata. Poi gli dice anche però, ti ho spiegato come, a differenza di quanto avviene la bomba atomica quando sviluppano, rompono l'atomo e si sviluppa la grande quantità di calore che va a devastare e viene usata bellicamente, io ti ho spiegato, ti ho mostrato tutti i calcoli del frenaggio della materia colpita, perciò vai tranquillo, ti ho mostrato. Però dice, però sii prudente, fallo in un posto isolato in modo tale da, che se dovesse qualcosa non andare bene sei un po' più a posto. Seconda fase, rallentiamo lo spin, quindi la materia si surriscalda secondo i miei calcoli e raggiungendo la temperatura massima del 40% del grado di fusione o ebollizione in caso di liquidi. Questa è la seconda fase, che da praticamente siamo produzione di energia a costo zero. Terza fase, trasmutazione della materia. Per ora non ho dubbi, però prima di fornirti i valori devo verificare i dati che trarrai dall'annichilimento e successivamente dal surriscaldamento. Ecco qui l'importanza degli esperimenti che deve fare Rolando. Deve fare la macchina, deve metterla in funzione e con i dati che ottiene passarli a Ettore Majorana. Ettore Majorana dovrà mettere a punto la terza fase, come vedremo la quarta fase, che lui sa di poterla raggiungere, ma ha bisogno ancora dei dati che gli dovrà dare Rolando. Quarta fase, traslazione della materia, idem come per la fase 3. E vedremo cosa significa la traslazione della materia. Posso dare un'anticipazione al riguardo dicendo ben chiaramente, andare in un'altra dimensione e tornare con un effetto particolare che si chiama ringiovanimento. A macchina realizzata avrei tre possibilità. Prima, che funzioni subito, cosa quasi impossibile, perché espellere l'antiparticella è materialmente complicato, dato che non ho parametri di paragone. Qui spiega tutte le possibilità che avrà Rolando. O la macchina funziona, no, funziona subito, dice che è quasi impossibile perché ci sono delle difficoltà. Infatti vedremo che Rolando distruggerà ben 228 macchine prima di raggiungere il primo esperimento positivo. Seconda possibilità, che si autodistrugga e annichilendosi la macchina rimarrà ben poco del materiale. Questo vorrà dire che il principio funziona, è solo questione di ottenere l'espulsione, cosa non da poco, obiettivo al quale si arriverà solo con prove e correzioni. Seconda possibilità, la macchina si autodistrugge, però quando si autodistrugge la macchina non è che sia dato un fallimento all'esperimento, perché siccome si usa un'energia pochissima, la macchina funziona con praticamente una batteria da macchina, 40 volt, e se distruggendosi, e vedremo che quando si distrugge, distruggerà anche il pavimento, ingresso, eccetera, produce una grande quantità di energia, significa che cosa? Che l'esperimento, non si è raggiunto l'esperimento, però si è sulla strada di poter raggiungerla, perché dobbiamo espellere il fascio, e vedremo come. Terza possibilità, che non funzioni, impossibile, se realizzata e montata correttamente. Eccola qui, la sicurezza di Ettore Majorana. La macchina non funziona, dice, è impossibile. Se non funziona, hai sbagliato allora a realizzarla e a montarla. Perché lui è sicuro, e Rolando Pellizza sta contando le varie volte che si parla di Ettore Majorana al riguardo, cioè, quando Ettore Majorana dice una cosa nel campo della fisica è perché è sicuro al 100%, altrimenti non lo dice. Caratteristiche e prestazioni. Il fascio sarà controllato da un minimo di centimetri 1 ad un massimo di centimetri 200 per lato, quindi il massimo volume di fascio sarà di centimetri 200 per 200 per 200, ovvero sia 8 metri cubi. L'antiparticella si genera ogni 5 millesimi di secondo, con carattere di continuità. Questo è il suo tempo di vita, si genera e muore all'interno del cilindro senza nessuna difficoltà. Estraendola si avrà la possibilità di fare una sola proiezione, più proiezioni oppure una proiezione continua. La velocità dell'antiparticella è quella della luce.
anche qui da dei particolari della macchina, soprattutto la particella, che è importante da capire. Oh, qui parla delle prime macchine costruite. Devo pensare che questo qui siamo nel 1964, nel 1900, le indicazioni che vengono date qui valgono veramente fin per decine e decine di anni, per gli esperimenti che vengono fatti. Poi la macchina, vedremo, è stata modificata sempre su indicazione di Ettore Majorana. Quindi c'è una frase che ha fatto scandalizzare qualche scienziato, dice: la velocità dell'antiparticella è quella della luce. Allora dicono: non è possibile raggiungere la velocità della luce. E Rolando Pelizza, nelle poche cose che ha detto, ha voluto spiegare questo aspetto della fisica, che gli hanno, dicendo: Ettore Majorana è riuscito a espellere, a far espellere l'antiparticella dalla macchina. In che modo? Ancorando l'antiparticella al fotone, chiamiamolo così, della luce. Perciò va con la velocità della luce, perché lo sappiamo che nessuno può raggiungere la velocità della luce per una serie di motivazioni. Ecco allora che la particella che dura 5 millesimi di secondo può raggiungere la distanza di 1500 km, proprio per la velocità della luce che ha. E questa, il fascio, quando Rolando Pelizza riuscirà a espellere dalla macchina l'antiparticella, questa antiparticella potrà raggiungere la distanza di 1500 km come obiettivo massimo. Dove realizzarla? Dovresti creare un laboratorio per la ricerca di nuove tecnologie, in particolare nel settore dove la tua famiglia opera, cioè le calzature, così nessuno potrà pensare ad altre cose. Ricava un angolino il più sicuro possibile per il vero scopo della ricerca. Non pensare che siano manie mie. Se verrai scoperto prima del tempo, cosa che spero tanto non succeda, tutto quanto detto finora, che ora può sembrare paranoico, è solo la minima parte del reale pericolo a cui andrai incontro. E infatti Rolando Pelizza opererà tutti quegli anni lì in un piccolo laboratorio nascosto, fatto a Chiari, dove abitava all'inizio, e poi andando in montagna a circa 100 km di distanza, in una grotta, a riuscire veramente per costruire questa benedetta macchina. Investimento. So benissimo che provieni da una famiglia benestante, però pensaci bene. Sai quanto materiale pregiato serve per una sola macchina. Inoltre prevedi che certamente ne andranno distrutte parecchie e dalla loro distruzione non ricaverai nulla, perché nulla rimane, sono circa il 4 per mille del materiale. Verifica bene di quanto puoi disporre. È preferibile non iniziare che rimanere senza nulla e di conseguenza non poter terminare, per te e soprattutto per la tua famiglia, che andrebbe incontro a problemi molto seri. Eccolo, qui Ettore Majorana si dimostra come un buon padre di famiglia che dà i consigli al suo allievo. Dice: se beh, so che tu provieni da una famiglia benestante, ma sta attento. E infatti Rolando Pelizza nel 1964 utilizzò subito all'inizio la bellezza di 225 milioni di bot, che è una cifra enorme se si pensa sì, a 1964, per fare questo laboratorio, per fare le macchine, per andare avanti. Poi ha dovuto spremere le meningi, trovare degli altri ritrovati tecnologici che ha messo sul mercato, e nel libro viene raccontato, nel libro che si chiama 2006 Majorana era vivo, e per poter sostenere le grandi spese che andava incontro. Avrei ancora molte altre cose da aggiungere per sconsigliarti di accettare, ma credo che bastino quelle dette. Pensaci bene. In attesa della tua decisione, tuo amico e maestro Ettore. Eccolo, questa è la prima lettera. Pronto? Sì, ci siamo. Ci siamo, sì. Siamo qua. Sì, perché insomma abbiamo parlato a lungo noi. Sì, ma io ascoltavo con religioso silenzio e meditavo. Sì. Tra l'altro, questa è una lettera fondamentale che vi dà tutte le, è la strategia studiata da Ettore Majorana. Oh, una domanda. Una domanda. Sì. Quest'anno abbiamo anche del pubblico in studio e una persona mi ha chiesto
Ciò di cui stiamo parlando è connesso alla questione della free energy, dell'energia libera di Tesla? C'è una connessione tra le due ricerche? Il problema mio è questo, non posso dire, non ho elementi per dire se sia, conosco parecchio di Tesla perché sono stato messo al corrente, non posso dire se abbia qualche collegamento con quello di. Mi sembra che siamo in un settore completamente diverso, perché qui parliamo di antimateria, l'utilizzo dell'antimateria. Okay. Cosa che, mentre Tesla era su tutti gli altri settori, che è stato anche lui un scienziato eccezionale, anche lui messo al bando. Sappiamo benissimo come è andato a finire per te. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, io vi interrompo perché, visto che abbiamo finito di leggere questa lettera, andiamo in pubblicità, canzone, anzi al contrario, canzone pubblicità, dopo ritorniamo in diretta sempre qui a Incontri Ravvicinati con Alessio. A dopo, a tra poco. A dopo, va bene. To my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering, but I'm far from good.
Vuoi un partner affidabile per la sicurezza dei tuoi dati aziendali, per far decollare il tuo e-commerce, per creare la tua app mobile o per gestire le tue strategie social? Affidati a Edition, non fidarti di chi si improvvisa. Per maggiori informazioni visita edition.it o scrivici ad info@edition.it. Ci troviamo a Viterbo in via Alessandro Polidori 68. A Viterbo c'è solo un posto dove tutti si impegnano per farti sentire uno di casa e a consigliarti nel modo migliore: l'Andrews Pub. Ottima birra e squisite sfiziosità. Ed ogni sera, in alternanza, giochi, partite di calcio con Sky, musica dal vivo, serata a tema. Passa a trovarci, non te ne pentirai. L'Andrews Pub è il pub dove vi facciamo star bene. Job Solution, il vostro partner ideale nel settore del facility management. Operiamo da molti anni in tutto il territorio nazionale, offrendo un servizio completo nel campo delle pulizie civili ed industriali, sanificazione ambientale ed alberghiera, servizi di portierato, reception, hoteling, controllo accessi, vigilanza non armata, servizi di facchinaggio e logistica. Grazie alla nostra struttura organizzativa, flessibile ed integrata, siamo in grado di rispondere prontamente a tutti i fattori organizzativi, gestionali ed operativi che coinvolgono in ogni momento l'attività dei nostri partner, offrendo servizi altamente professionali con un team formato e qualificato. I nostri uffici sono a Viterbo in via Friuli 41. Per informazioni chiamaci al 0761 22 66 67. Job Solution. Radio Svolta! La vera svolta è sempre con la musica! Eccoci qua, siamo di nuovo in studio e nella decima puntata della quinta stagione di Incontri ravvicinati con Alessio stiamo parlando del carteggio tra il grandissimo Ettore Majorana e l'altrettanto grande Rolando Pelizza, e ce ne sta parlando una persona, Alfredo Ravelli, che ha le carte originali e che conosce la vicenda nei dettagli. Sicuramente ci saranno degli angoli ancora che devono essere rischiarati, però nessuno ne sa più di lui. Io risparmio il tempo e lascio subito la parola a Ravelli, perché così ci potrà raccontare di più sull'argomento. Allora, Alfredo, ci sei? Ci sono, sì, ci Perfetto. Sono. Anche se ho la voce un po', perché sono soltanto abituato a parlare, va benissimo però. Okay. Avanti. Benissimo. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo interrotti. Io ho intenzione di sviluppare così la, diciamo, il proseguo. Sì. Parleremo, ma non avremo tempo per stasera, dei vari esperimenti fatti ufficialmente da Rolando, ufficialmente e privatamente da Rolando Pelizza. Sì, è guardi, la interrompo un attimo. Se ho ben capito, sì, dalla regia mi fanno segno che abbiamo circa 20 minuti. Lei parli tranquillamente, tanto poi continueremo nelle altre puntate. Quindi parli con estrema calma, perché ci sarà poi modo di, avremo tempo di dire tutto. Sì, nelle altre puntate? Sì, certo. Avevo modo. Perché devo raccontare la storia che dura di 40 più anni, con una serie di esperimenti enormi. Parleremo dei vari esperimenti fatti. Sì, 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 noi vi daremo tutto lo spazio che serve. Sì, sì, ok, grazie mille. Però io, siccome si parlava di macchina, sì, macchina, prima di entrare a far vedere che cosa ha fatto questa macchina, perché ha fatto degli esperimenti eccezionali, su cose che veramente... ne accenno uno o due velocemente. Cioè, nella prima fase, per esempio, è capace, mi ha fatto fare l'esperimento mettendo una lastra d'acciaio da perforare col raggio che usciva dalla macchina davanti, messo a distanza di 2-3-4 metri, eccetera, prove ufficiali, messe davanti una lastra d'acciaio e dietro una lastra di plastica. Sì, 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 l'ho visto su YouTube. L'acciaio. Come? L'ho visto su YouTube, ho visto il filmato su YouTube. Ah, sì. Perforare l'acciaio lasciando inalterato il plessigas, oppure viceversa, tanto per dire. Oppure gli esperimenti della trasmutazione
noi abbiamo esperimenti, li abbiamo pubblicati, dei filmati, anche questi d'epoca, periziati, non taroccati, perché sono esperimenti, sono filmati del 1992, perciò sono datati, anche fatti in una certa maniera proprio, più che artigianale, fatto da gente, da Rolando Penizza, che non se ne intendeva, si è fatto imprestare una videocamera e ha ripreso l'esperimento che stava facendo, trasformazione della materia, per esempio. Basta pensare a queste cose qui per dire, oppure la quarta fase che viene accennata nel 2006, Majorana era vivo, quando Majorana tenta di fare la traslazione in un'altra dimensione. Ma volevo parlare un attimino della macchina. Sì, va bene. E come faccio a parlare della macchina? Perché è fondamentale anche capire questa macchina. Utilizzo, io ho sfruttato molto contatto, tra l'altro con il professore Carlo Tranamazza, è un svizzero, adesso è in pensione, sono stato ospite a casa sua, è un amico, è un grande amico, è un amico anche di Rolando, perché Rolando ha passato anche più di un anno assieme con lui, perché grazie proprio a Carlo Tranamazza ha potuto, usufruendo della competenza informatica di Carlo Tranamazza, Rolando ha potuto raggiungere da solo perché era all'estero, è stato all'estero 13 anni praticamente, con i mandati di cattura che aveva, e non poteva essere in contatto con Ettore Majorana. Cosa ha fatto? È riuscito a raggiungere la terza fase, la trasmutazione della materia. Volevo parlare della macchina e parlo da un colloquio che lui ha avuto con Carlo Tranamazza, e lo riporto integralmente come l'ho scritto nei libri, in modo tale per dare la certezza, la sicurezza di quello che vado a raccontare, dicendo così: macchina, dire macchina è un termine generico, riduttivo, ma non c'era un altro modo per indicarla. Una volta Rolando l'aveva paragonata a un'antenna in grado di mettersi in comunicazione con altre dimensioni, cioè parlando con Carlo Tranamazza ha detto, ecco, è come un'antenna che è capace di mettersi in grado. Il principio fondamentale del funzionamento di questo apparecchio, che Tranamazza aveva acquisito dalle innumerevoli discussioni con Rolando, devo pensare che è rimasto un anno, praticamente lavorava, Tranamazza insegnava praticamente informatica, ma alla sera e di notte cercava di mettere nel computer la fisica, la matematica di Ettore Majorana tramite l'indicazione che gli dava Rolando Penizza, perché Rolando Penizza doveva raggiungere la terza fase, e in queste discussioni con Rolando, negli intervalli tra le simulazioni e le varie ricerche informatiche, e per lui la macchina era qualcosa di geniale. La macchina era in grado di creare un ambiente completamente immune e impermeabilizzato a qualsiasi influenza di fattori esterni. Cioè, praticamente che cosa? Noi conosciamo i fenomeni che noi conosciamo in base alla nostra fisica, avvengono in un certo modo, perché siamo sulla Terra. Così nella scuola, all'università, nei laboratori, si studiano fenomeni, si evincono leggi che hanno il pregio, ma anche il limite però, di essere valide solo nel mondo della nostra comune esperienza. Mm-hmm. Infatti, l'acqua scorre dall'alto verso il basso, ma perché non pensare che un'acqua si possa comportare in maniera diversa e possa scorrere dal basso verso l'alto? Questo non può venire certo sulla Terra, perché sulla Terra scorre dall'alto verso il basso. Occorre pensare a un'altra fisica, a altre leggi al riguardo. E questa nuova fisica e queste nuove leggi vengono utilizzate all'interno della macchina, che crea un ambiente completamente impermeabilizzato a tutti i fattori esterni. Cioè, Ettore Majorana ha sviluppato una macchina e con poche cose semplici, queste cose impediscono alle particelle. Devo pensare, per esempio, sotto il Gran Sasso, perché vanno a fare gli esperimenti a 300-400 metri sottoterra? Perché lo stesso andiamo nel CNR? Perché vogliono evitare soprattutto l'influenza delle particelle che attraverso
tutti i corpi, la macchina di Rolando Pelizza, costruita da Rolando Pelizza, ma che si riferisce a Ettore Majorana, è in grado invece, con una serie di cose, se vogliamo anche banali, però banali, ma ideate e studiate da Ettore Majorana, dà una impermeabilizzazione per cui all'interno di questa macchina esiste una fisica che è completamente diversa dalla fisica che esiste siamo sempre sulla Terra, ma in quell'ambiente lì si comporta in modo particolare perché è un ambiente completamente, diciamo, in cui viene impedito l'entrata di qualsiasi piccola particella che è esterna. Mm-hmm. E questo è per capire il concetto, come funziona un pochettino questa macchina. Sì. E poi io vorrei leggere, solo mi ha parlato di antimateria, mm-hmm. antimateria, un colloquio che ha avuto Rolando Pelizzo con Carlo Trallamazza. Sì. Il discorso è iniziato così da buona. Leggo testualmente quanto io ho riportato dal colloquio avuto poi con Rolando Pelizzo e soprattutto anche con Carlo Trallamazza. Rolando diceva: l'antimateria. Si dice: l'antimateria l'ha scoperta già da parecchio tempo, no? Però ma pensare che se dici, lui può pensare che questo colloquio è venuto nel 1988, se 10 anni fa, dice, sei tu, si rivolge a Trallamazza, avessi parlato di antimateria come ho fatto io e di poterla maneggiare a piacere, infatti abbiamo visto una lettera che dice produciamo antimateria nella quantità e qualità che vogliamo, ti sarebbe andata bene se si fossero limitati a rinchiuderti in un manicomio. Ora, invece, la sua esistenza è un dato di fatto. Adesso si parla apertamente di antimateria. Questo è un colloquio del 1988, Trattate soprattutto da CERN di Ginevra. Ma Carlo, sono su una strada sbagliata. Stanno violentando la natura. Torno al concetto fondamentale, la differenza tra la fisica, differenza diciamo così spicciola, perché non è questa la vera differenza spicciola che serve a noi, tra la fisica di Ettore Majorana e la fisica attuale, quella di Fermi e quella di tutti quelli che sono seguiti dopo Fermi. Oggi questi scienziati infrangono l'atomo, ma sono incapaci di gestire l'energia della materia. Infatti quando infrangono l'atomo succede che abbiamo lo scoppio atomico, no? Perché non sono capaci di gestirla. Mentre Ettore Majorana cosa ha detto nella prima lettera? Ti ho mostrato il frenaggio del calore che si sviluppa. La conquistano, dice qui Rolando, come è evidente, dall'esterno, mediante scasso, violazione, cioè scassano, rompono l'atomo. Essa sfugge a loro la materia. Ha un'autonomia in se stessa che venga manipolata da questi scienziati che si credono onnipotenti o che si è rifiutata dagli altri che sfidano agitando cartelli indicanti paura verso il nucleare, questa energia se la ride perché lei ha di avere il sopravvento e gli effetti sono spaventosi. Io invece, dice Rolando, posso avere tantissime antiparticelle quante ne voglio in modo dolce e soprattutto questa energia viene dominata, cioè la macchina che lui mette a qua, no? Rispetta in pieno quello che gli aveva già detto Ettore Majorana. Praticamente raggiunge l'atomo, all'interno dell'atomo, e sviluppa questa energia, ma in modo controllato. Ho capito. Tanto allora, bene. Alfredo, su questo sono costretto a bloccarti per questa sera perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma soltanto per questa sera. Quindi nella prossima puntata riprenderemo esattamente da questo punto e ci dirai tutto. Perché è importante che parla un pochettino anche dello spirito qui. So che ti interessa molto anche questo aspetto. Mi interessa moltissimo. Allora, la prossima volta partiremo proprio dallo spirito. Va bene? È stato veramente gentilissimo e per me entusiasmante. Mi scuso con gli ascoltatori se non sono stato professionale come sempre, però veramente ero emozionato. È un argomento che mi emoziona sinceramente. Allora, grazie e a presto. Alla presto, grazie. Buonasera.
Buonasera. Io colgo l'occasione per ricordare anche i mezzi di comunicazione di cui si servono Alfredo Ravelli e i suoi collaboratori. Quindi c'è un sito www.majorana-pelizza.it. Majorana si scrive con la I lunga. Majorana Pelizza è il futuro negato. Un altro sito, ilsegretodimajorana.it. Poi hanno una pagina Facebook, Ettore Majorana, quindi www.facebook.com/Ettore Majorana/. E poi c'è il gruppo di Ettore Majorana che è su Facebook, quindi facebook.com/groups/Majorana Pelizza. Chiunque voglia contattare questo gruppo di lavoro che io stimo tantissimo può scrivere alla email majoranapelizza81@gmail.com. Ricordatevi sempre Majorana con la I lunga. Poi c'è il canale YouTube, Gabriele mi fa segno ma non riesco a capire. No, dicevo con la J, la I lunga. Ah, perché a volte molti si confondono con la I lunga con la Y. No, la I lunga è una cosa, la Y è un'altra. Però nel gergo No, la I lunga è una cosa e la Y è la I greca, sono due cose diverse. E poi sono presenti, ecco, su YouTube li trovate, poi su Instagram Majorana Pelizza e su Telegram Majorana Pelizza e anche su Twitter. Quindi prego Alfredo. Posso aggiungere, perché ci tengo molto, anche una cosa. Prego. Siccome, a parte la fatica per scrivere, perché è stata una faticaccia, io è dal 1980 che seguo, perciò 40 anni che ho raccolto documentazione al riguardo. Ci tengo molto, per chi avesse voglia e tempo naturalmente, di comprare il libro e di leggerlo attentamente. Possono trovare le indicazioni su www.ilsegretodimajorana.it. Lì c'è anche un bottone, chiamiamolo così, dove possono rivolgersi per, non so, come abbiamo avuto anche delle difficoltà con Amazon così a riguardo, abbiamo preferito ultimamente sviluppare le vendite del libro direttamente. Perfetto, va benissimo. Tanto su quel sito lì possono trovare le indicazioni. Va benissimo. Io ringrazio per tutto. Grazie veramente e alla prossima. A voi e alla prossima. E io colgo l'occasione per ricordare che ieri è ricorso il 420° anniversario della esecuzione di Giordano Bruno, una persona che ha avuto in Bruno una delle sue prime guide, ha semplicemente commentato, hanno cercato di tappargli la bocca ma in realtà l'hanno reso immortale. Ecco che tutti noi possiamo imparare qualcosa dalla lezione di Bruno, da quella di Majorana, e che il genere umano possa progredire. Vi lasciamo come consueto con la rubrica Il calendario dell'anima di Rudolf Steiner a cura di Padre Matteo. Calendario dell'anima di Rudolf Steiner, 46esima settimana dopo la Pasqua. Il mondo minaccia di stordire l'innata forza dell'anima. Ora sorgi rimembranza luminosa dalle profondità dello spirito. E in me rafforza la veggenza che solo con le forze del volere può mantenere se stessa. Leggiamo ancora una volta. Il mondo minaccia di stordire l'innata forza dell'anima. Ora sorgi rimembranza luminosa dalle profondità dello spirito e in me rafforza la veggenza che solo con le forze del volere può mantenere se stessa. Chiediamo allo Spirito due parole per capire meglio questa frase. Nella profondità dell'inverno abbiamo detto che è avvenuta questa magia, che l'anima si rafforza e ritrova se stessa per poter portare frutti nel nuovo anno, nella nuova primavera che si affaccia. E quindi l'anima si rivolge al suo spirito e invoca la sua memoria
qua la chiama la rimembranza luminosa, cioè il motivo della sua incarnazione, che lo spirito conosce profondamente e quindi chiede che questa visione, questa memoria diventi presente alla sua volontà di volerla realizzare, di voler portare a compimento.
Tecnica Informatica dal 2010 offre servizi di assistenza e riparazione PC, notebook, reti locali e server. Veniteci a trovare in via Monte San Valentino 2 a Viterbo o telefonateci al numero 0761 333 744. Il ristorante Sarrasino vi aspetta in via Cavour 39, in pieno centro storico. Cucina tradizionale partenopea e fusion con l'eccellenza del territorio. Pizza veraci, carne, pesce e dolci fatti in casa. Il tutto accompagnato da una cantina di oltre 100 etichette. Servizio Sky e consegna a domicilio in tutta Viterbo, chiamando il 328-366-7619. Vi aspettiamo tutte le sere e il weekend anche a pranzo. Da Mastro SRL realizziamo le tue idee dalle più semplici alle più complesse. Grazie alla tecnologia digitale e agli innovativi sistemi di progettazione siamo in grado di produrre con estrema precisione e accuratezza scenografie, elementi di arredo e architettonici, statue, fontane e decori classici. Abbiamo inoltre un reparto dedicato alla realizzazione di imballaggi, scritte, loghi e basi cake design. Mastro SRL è in strada Pugino 48 a Viterbo. Radio Svolta! La